Però io credo un po' questo, alla fine è la scommessa nostra qua, no? Sia anche quella un po' di vedere effettivamente che tipo di... cioè nell'idea comunque di scardinare un po' già un assetto disciplinare all'interno dell'università, dove per disciplinare intendo le discipline accademiche, non un regime di polizia. Ma allentare un po', no? Questa disciplina. E vedere come di fatto le professionalità già reinterpretano e rimettano al lavoro dei saperi, vedere come poi un certo precariato costringa anche a riarticolare e a riarticolarsi su diversi saperi, secondo me diventa interessante effettivamente andare poi a riflettere su che tipo di professionalità si esprimano, inedite. Vorrei fare un esempio, no? Oggi ci sono alcuni temi abbastanza alla moda nell'ambito più, diciamo, di un dibattito estetico, letterario, che in qualche modo rientrano anche all'interno sono ripresi anche in New Italian Epic, per fare un esempio. Quest'idea comunque di un lavoro sui materiali, no? Negli archivi e nelle strade, è stato uno slogan di alcuni convegni. E per esempio, no, riprendendo questo tuo Potassa di qualche anno fa, cioè, già nell'introduzione scrivevi... Adesso in mano le carte degli archivi di polizia, che farne? Prendere la silicosi negli archivi, fare studi con notazioni bibliografiche irreprensibili, oppure romanzare tutto come certi narratori latinoamericani, mischiare rivoluzione e romanticismo con personaggi di un eroico passato che proprio così lontani sono anche comodi da maneggiare? No, prendo un'altra via, uso le fonti, senza citarle troppo, per mancare di rispetto al rigore dell'archivista. Scelgo i miei personaggi e non saranno eroi romantici, ma figli di cani maremmani, ribelli ma anche violenti, duri. Niente agiografie, per favore. In qualche modo anche nel fioraio riparti più o meno dalla stessa... infatti fai quasi no, un'anticipazione al Sì, fioraio qui. c'è questa cosa. E quindi l'idea è un po' questa, no? In questo lavoro... Queste nuove forme di scrittura o vecchie forme, perché poi di fatto forse sono vecchie, comunque si trovano messi in forma romanzesca, riarticolati, tutta una serie forse di saperi che passano dal saper leggere un archivio, dal saper riflettere su una fotografia, no? Il fioraio di Peron si apre come moltissimi dei romanzi contemporanei, tra l'altro, con una fotografia. E il romanzo ritorna più volte su questa fotografia, quindi quello che voglio dire è in qualche modo il discorso letterario, se si può identificare un discorso letterario nell'età della precarietà, ecco, o dei non romanzieri di professione, o diciamo così, dei romanzieri non ascrivibili a una concezione idealistica o romantica, insomma, della letteratura, sono anche delle figure che danno vita a oggetti narrativi non identificati, anche nella misura in cui manipolano in un modo... diciamo, con una competenza multidisciplinare una serie di materiali polivalenti. Cioè, questo mi sembra un tratto interessante che ridistribuisce un dato esistenziale all'interno di quella che è una pratica, che è la tua pratica di fatto, perché sennò rischiamo di tornare a parlare della nuda vita, Sì. insomma, No, no? assolutamente, nel senso, questa dimensione, se vuoi, di schizofrenia creativa, dicevo, poi si riflette su opere che hanno qualcosa appunto dell'oggetto non identificato, dell'opera patchwork, cioè non c'è questa dimensione lineare, continua, magari del romanzo borghese, ottocentesco, storico. C'è una situazione più frammentaria, o su più piani, perché comunque sono frammentarie le vite di chi scrive questi romanzi, probabilmente. Okay? E ci sono, è vero, ci sono dimensioni, per esempio, io attivo anche codici diversi, no? Nel senso c'è il codice visivo, è molto presente nel fioraio di Peron. Proprio perché io andavo, facevo queste interviste, c'è la memoria, il dialogo, la cattura dell'appunto per prendere il discorso preso, ma anche lo sbobinamento della registrazione, ma anche l'appunto visivo che io faccio con la macchina fotografica che mi porto quasi sempre dietro quando viaggio e che non uso esteticamente come forma, come il fotografo, che ne Di so... paesaggio, di insomma. paesaggio, magari anche quello che fa le icone con la diapositiva, tipo McCurry, fa delle cose bellissime, però cioè, non è la mia, cioè, non avrei neanche competenza. Cioè, io prendo appunti magari visivi, scatto come lo scattinista, cioè scatto e
per prendere appunti, per ricordarmi, per poi tradurre questo codice visivo in codice verbale, no? Nella scrittura. Quindi io penso sia anche una maniera di resistenza poi questa, cioè che questa schizofrenia che ti impongono nelle varie forme in cui tu ti conquisti il pane, e poi tu la estrofletti fuori di te, la esprimi, no? È una forma centrifuga in qualche maniera, no? Perché va, però può essere poi riordinata, non è un solo caos, può essere riordinata creativamente. E chiaramente quando tu componi queste tue opere, che soprattutto nel mio caso hanno sempre de delle tracce biografiche o tracce di espressione dell'enunciazione, no? Cioè, sono marcate dal punto di vista enunciazionale, cioè in qualche maniera dico io sto dicendo, mi faccio sentire. In queste opere non hanno, tante persone dicono, ma perché poteva, questa è una bozza di un romanzo, questa non è una bozza di un romanzo, questo è il romanzo così come lo vedo io, cioè così come lo posso scrivere io. Capito? Cioè io non, cioè non, anche se apprezzo moltissimi autori anche di genere che fanno opere che hanno un plot, lavorano sul plot. Io qua ho lavorato sul plot, però fino a un certo punto, nel senso l'ho fatto per la parte probabilmente quella del fioraio, al passato, però sento molto questa dimensione dell'impasto, cioè proprio del mettere insieme, a me è piaciuto per esempio De Vuming, mi è piaciuto molto Asce di Guerra perché hanno questa dimensione di più piani narrativi. Può essere qualcosa di un po' contorto, cioè dipende anche dalla sensibilità di chi legge. Cioè, quando una persona probabilmente ha una sensibilità molto lineare, si aspetta un romanzo molto basato su un plot lineare o anche su un plot non lineare, ma che comunque alla fine tutti i fili arrivano e vengono tirati bene, può rimanere un po' deluso, insomma, se invece qualcuno ha più dimestichezza. Io ovviamente scrivo un po' come vivo, cioè penso che sia normale questa cosa qua. Però anche quella è una prassi di resistenza, cioè io non lo so, cioè non so se andrò in pensione, non so, cioè vorrei avere delle risposte, cioè non penso che siano i libri quelli, però poi diventa tutto un turbinio di cose che si collegano. Tu scrivi un libro e da un libro ottieni una traduzione, però chiaro, non tutti possono diventare traduttori scrivendo un libro. Questa è stata la mia esperienza, però conosco persone che sono messe a fare traduttori per caso, altri che hanno iniziato a fare traduttori e poi sono diventati insegnanti e così via. Cioè, ognuno ha la propria storia personale. Io fatico molto a dare non penso di essere un buon esempio, capite? Cioè, nel senso, credo che in qualche maniera ho degli elementi personali cioè, posso dire questo è successo a me, però è chiaro, ci sono altri meccanismi che sono generazionali, quello che dicevo prima del precariato e così via, ecco. E quello che mi sento di dire è che questa tensione alla frammentazione può anche diventare una ricchezza se diventa spiazzante nei confronti di un sistema che vorrebbe darci la frammentarietà, no? Come forma di dispersione, cioè io vi separo e vi metto l'uno contro l'altro, metto i giovani laureati in traduttologia a competere con i traduttori affermati che hanno 15 anni di più, metto i ricercatori a litigare con i vecchi professori di ruolo e così via. È quello che stanno facendo. Quindi il problema grosso, prima di tutto, è quello di ritessere un tessuto di comunità di intenti fra le persone che si sentono vittime di questo meccanismo di cose. In piccolo, insieme a tante altre persone, è quello che stiamo un po' provando a fare. Ognuno con i propri libri, ognuno con i propri blog, gli spazi di espressione che abbiamo, è questa cosa qua, insomma, né più né meno. Ah. Ah, ma si vede esplicitamente Sì, spesso. ci sono Ci alcune. sono le Lei foto ha su. queste camicie, no, sfollate, eccetera, e ha questa croce celtica di diamanti al collo come collier proprio, no? Come oggetto lì, insomma. Me lo appunto, eh. Si Quindi vede. questa è una chicca anche molto divertente. Poi, rispetto ai legami tra, diciamo, la letteratura in Argentina e
fatti italiani anche recenti, un gruppo che si chiama proprio integralisti cattolici, insomma, no? Assieme a Milizia Cristi e altre veramente inquietanti che ci sono a Corona, che insomma che rappresentano anche, diciamo, una delle, come dire, delle stampelle ideologiche, anche delle basi elettorali di Tosi e della Lega in Veneto e a Verona. Succede che hanno invitato a tenere una messa in latino a un vescovo argentino coinvolto nei fatti, diciamo, della cultura in Argentina, che Volvernik? No, si chiama, perché ho scordato, Bagnasco. Juan Rodolfo Laise. No, questo non lo conosco. Juan Rodolfo Laise, invitato proprio nella chiesa di Santa Toscana a Verona, la chiesa di Pieno Centro, per tenere una messa in latino da questi tecnici cattolici che, comunque, cioè, sono molto vicini politicamente a Tosi. Sì, sì. Quindi questo per dare due informazioni, ecco. Riguardo al lavoro culturale, io credo che il politico e il personale siano molto legati, e questa è una cosa su cui insistevo spesso anche in assemblea, partendo dalla nostra biografia individuale, dalla precarietà esistenziale che noi viviamo, per descrivere il reale presente, e quindi ripensare anche, diciamo così, una, un'iniziativa politica, insomma, coerente con la situazione che ognuno vive a livello personale. Quindi è interessante, insomma, anche questa questione, cioè, chi hai tu la pensione e non ce l'hai, sono questioni importanti perché si pone il nodo del lavoro culturale. Poi un'altra cosa era, c'è sì un'urgenza di lavoro culturale, ma io sento anche una forte urgenza di politica, e quindi il rapporto tra lavoro culturale e politica, e il fatto che, se noi critichiamo, ne parlava prima Bruno, le accademie, diciamo, come templi non accessibili, che hanno appunto quella funzione di sanzione rispetto a ciò che è, ciò che non è arte, ciò che è, ciò che è cultura, dovremmo chiederci se forse è il caso, la butto lì, è una, decisamente una, così, una banalità, ma una cosa a cui abbiamo pensato, per esempio, facendo politica sul territorio, era quella di fare delle, dei banchetti vendendo libri a basso prezzo, magari usati, nei quartieri dove non ci sono biblioteche, non ci sono librerie. Se c'è una biblioteca di quartiere, c'è l'iscrizione, non la utilizza nessuno, è sempre vuota tendenzialmente. Quindi andare nelle piazze non solo con volantini e manifestazioni e sit-in, ma anche con banchetti di libri per invitare alla lettura, diciamo, perché sennò rischiamo un po' di dirsela tra di noi.